Nella mia vita credo di aver vestito migliaia di spose, migliaia. Buongiorno Rosy, siamo qua nel tuo atelier di moda, tu sei una stilista nota in tutto il mondo, sono 50 anni che fai vestiti, com'è cambiata la moda in questi 50 anni? Imparato da piccola nella mia famiglia, perché mi piaceva fare questo lavoro, sono stata appassionata, che guardando torace, c'è la circonferenza vita, la misura del bacino, così. Ci sono differenze. Ho insegnato un periodo e capivo che le ragazze non riuscivano a capire queste differenze. Io invece intuivo che per un fisico o un altro fisico c'era necessità assoluta di avere delle, come posso dire, Gli accorgimenti. sì, ma anche fantasia, vorrei dire, fantasia come rendere più piacevole, più giovanile una persona o renderla assolutamente la sua personalità. Quello che è cambiato oggi è che si mettono di tutto, alte, basse, un po' più in forma, un po' meno in forma e così via, sempre con lo stesso abito, perché vuol dire che non c'è, si chiama moda, ma non c'è più vestibilità. Io ero sposata da qualche anno, i bambini piccoli, e non potevo vivere senza poter avere ancora i vestiti, la stoffa, i tessuti, la ricerca, la modellistica, l'idea, la voglia, tutto quello che mi passava. Allora ho deciso di fare una stilata a casa mia, prendendo tutte le ragazze figlie degli industriali, dove che la Beatrice, non dimenticherò mai, in questo momento mi aiuta per portare tutti gli industriali a casa. Sul giro di 15-20 giorni ho fatto 15 abiti, uno per ogni ragazza, e dove le ho vestite su e giù di casa mia, fuori, avanti, indietro, che abitavo già naturalmente a Pegolotte. Abbiamo costruito un pomeriggio che la vigilanza è venuta a vedere cosa succedeva. Succedeva che il giorno dopo ero già sul gazzettino con la sfilata di Rosy Garbo e lì parte la mia cosa. Quando vedi una donna, ecco, infatti Una questo lavoro cliente, qua, mi arriva ecco, una cliente. ti arriva una cliente, tu già vedi come dovrebbe essere. Arriva una mia cliente e mi chiede: buongiorno, buonasera, quello che è un vestito da provare? Sì, tantissimi, ma signora, mi creda, lei non può, non posso provargli neanche uno perché la sto vedendo così. Io li farei così, 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 perché veda come lavoro, veda chi sono, mi conosca meglio, però se lei vuole essere perfetta, mi deve credere. Se ha fiducia in me, sarà benissimo. Grazie Rosy, buongiorno Mattino. Grazie e buongiorno mattina.